tanta fretta? Devo andare subito alla clinica. Devo incidere la pustola del signor Jacoby. Tu lavori troppo. Già, dovresti uscire più spesso. Uscire? Per andare dove? Fuori, uscire per socializzare con la gente. Con gli uomini. Potremmo trovartene uno. Siete davvero molto carini, ma questa non è una cosa di cui dovreste preoccuparvi. Ma se qualcuno volesse corteggiarti, tu diresti di sì, vero? Beh, questo dipende. Lo faresti per noi, non è così, ma... Così potremmo essere di nuovo una vera famiglia, con un vero papà. Io vi voglio bene abbastanza per una madre e per un padre, tu questo lo sai. Credo di sì. Ma perché non ti fai corteggiare? Ma ecco, non ho avuto molte avance ultimamente. Ma credo che accetterei se qualcuno me lo chiedesse. E in quel caso diresti di sì? Lo diresti? È possibile. Yeah. E dai, smettila. Ridammelo. Questo è mio. Non è stata colpa tua, Jack. A me non importa cosa dice quella donna. Sì, è stato solo un incidente. Insomma, sono cose che possono succedere. No, non a me, non doveva. Ehi, perché adesso non mi fai da parma? Andiamo in negozio. Su. Insomma, lasciami stare, vecchio pazzo! Non si può neanche bere in pace. Certo. Certo, Jack, come preferisci. Hank, dammi un whisky, per favore. Versa, versa. Dammelo un altro. Credo che tu abbia bevuto abbastanza, Jake. Cosa sei tu, mia madre? Riempimi il bicchiere. Ciao, Jack. Ciao. Jack, non devi buttarti giù. Lauren ha ragione, non volevi fargli del male. Non ho voglia di parlare. Andiamo. Jack, mi fai male. Per favore, Jack, lasciami. Ora basta, non si maltratta la mercanzia. Altrimenti... Non mi va di picchiarti. Stai attento come parli. Smettila, Jack. È una stupidaggine. Come mai allora quella puttana sta qui? Grones? Oppure te la vuoi tenere tutta per te? Ti ho detto di smetterla. Fai bravo, Jack. Non ho bisogno di te. Non ho bisogno di nessuno.